Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare i ricevitori iBus, AirFlight Controller, Bardwell F4 o All-in-One. In questo video userò un FS IA6B, ma il procedimento è lo stesso per l'X6B o gli altri ricevitori che supportano il protocollo iBus. Negli IA6B la porta iBus è questa qua sopra. Quindi colleghiamo il cavo e assicuriamoci che il segnale sia in alto, il positivo al centro e la terra in basso. Il connettore iBus dell'X6B è questo qui. Anche in questo caso il segnale va in alto, il positivo al centro e la terra in basso. Le riceventi FlySky necessitano di una tensione di 5 V, quindi ponticelliamo i primi due pad di questa serie. Dopo aver prestagnato il flight controller e i fili, siamo pronti per fare i collegamenti. Saldiamo il cavo iBus nel pad RX6, la terra nel pad G e il positivo nel pad dedicato all'alimentazione. Come abbiamo detto, i fili dell'X6B si collegano negli stessi pad e nello stesso ordine. Ora colleghiamo il flight controller al PC e avviamo Betaflight. Clicchiamo su Connetti e andiamo in Port. Qui attiviamo Serial RX nella UART 6, visto che abbiamo collegato la ricevente su questa porta. Quindi clicchiamo Save e Reboot. Adesso andiamo in configurazione, scorriamo verso il basso e in receiver scegliamo Serial base del receiver. In questo menu a tendina scegliamo iBus, visto che le radio FlySky usano questo protocollo. Quindi clicchiamo Save e Reboot. Adesso andiamo sul receiver e proviamo il nostro radiocomando. Perfetto, è tutto a posto. Questo era il mio tutorial su come configurare i ricevitori iBus nel flight controller Bardwell F4. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.